Benvenuti all'ottava settimana dell'Osteria Unite d'Italia. Il nostro ospite di questa settimana è Salvatore Toscano dell'Osteria Mangiando Mangiando. Siamo a Greve in Chianti, quindi in Toscana. Adesso vi parlerà un po' del suo ristorante. Sono Salvatore Toscano, sono il proprietario dell'Osteria Mangiando Mangiando di Greve in Chianti. Greve in Chianti è un posto baciato dal Signore, si trova esattamente a 30 km da Firenze e a 30 km da Siena. Praticamente se si dovesse dire che la Toscana ha un cuore è il Chianti, ecco, il cuore del Chianti è Greve. Greve è un po' riconosciuta come la capitale, fra virgolette, del Chianti, anche perché storicamente è legata a Fontana Fredda, perché abbiamo delle cantine storiche che riportano proprio alla famiglia reale, le famose cantine Mirafiore di Greve. Io ho compiuto felicemente 50 anni il 3 marzo, per cui ho appena compiuti, e ho iniziato a 14 anni, 15, per cui inizia a essere veramente un periodo lungo, una vita. È una vita che sono in cucina, felicemente in cucina, perché stare in cucina, soprattutto oggi, vuol dire scegliere di starci, perché non è facile, ma in compenso è molto gratificante se poi ami quello che fai. Io ho cominciato a cucinare giovanissimo perché ho una sorella più piccola di me di 9 anni, Serena, per cui mia madre, che lavorava in quegli anni lì, iniziò a farmi scaldare le prime cose quando Serena doveva pranzare piuttosto che far merenda, eccetera. E da lì piano piano mi sono ritrovato a 13, 14, 15 anni, in cui per me stare davanti ai fornelli era una cosa naturale, poi alla fine, sì, perché fare piano piano da scaldare le cose, poi magari a fare una piccola pomarola piuttosto che la pasta e altre cose, poi è diventato talmente naturale che mi sono proprio innamorato, no, di questa cosa, che mi piaceva perché sentivo che mi riusciva, per cui ho continuato poi a cucinare. Oggi vi facciamo il lampredotto inzimino con le bietole. Inzimino perché? Perché in Toscana è tradizione fare dei piatti di carne con del verde, poi tutti i piatti in cui c'è il verde poi spesso si chiamano inzimino. Il lampredotto, come vedete, qui è già tagliato, ora Lapo vi farà vedere come si fa, è questo, ed è uno degli stomaci della mucca. È un piatto povero, perché veramente questo piatto è uno di quei piatti in cui con pochissimi euro si può veramente mangiare in famiglia tutti insieme, mangiando qualcosa di straordinario, spendendo veramente poco, ed è veramente importante. Ed è un piatto semplicissimo, spesso nella tradizione si trova anche la semplicità. Il lampredotto è una di quelle cose che ancora fortunatamente a Firenze si trova per strada. A Firenze abbiamo dei banchini, ormai non c'è più i carretti, ma c'è dei furgoncini, chiamiamoli così, attrezzatissimi, dove si vende il panino con il lampredotto, piuttosto che poi la vaschetta, con la trippa, piuttosto che la poppa, cioè tutto quello che sono le interiora dell'animale, della mucca. Ed è un piatto assolutamente straordinario, cioè nella sua semplicità ha un gusto fantastico. Quindi si inizia mettendo dell'olio extravergine d'oliva, in questo caso è l'olio di Johnny, basta stappare, viene meglio. Benissimo, un po' d'olio, poi mettiamo carote, sedano, cipolle. Per fare questa cosa qui, ovviamente l'abbiamo tritata anche grossolanamente, non importa, anche se non si usa un mixer viene benissimo lo stesso. Si mette carote, sedano e cipolla a soffriggere, e il soffritto è una cosa importante, spesso sottovalutata. Il soffriggere vuol dire dare identità al piatto. Più
il soffritto è importante, cioè più si tende a farlo appassire più gusto ci darà. E nel Lampredotto, ma nella cucina toscana in generale, il soffritto è veramente la base di tantissimi piatti, per cui è importante avere pazienza. Cioè un soffritto non si fa in 2 minuti, anche per il soffritto ci vuole pazienza. Quindi noi soffriggiamo, lo mandiamo avanti, quando ha preso un bel colore, la nostra pazienza non deve essere finita, lo facciamo appassire. Appassire vuol dire proprio stufare con dolcezza, magari aggiungendoci anche un po' di vino bianco, e si lascia andare avanti. A quel punto, come avete visto, l'apo ha tagliato a listelline non troppo grosse il lampredotto e lo andiamo a mettere in questo soffritto stufato. Poi ci si aggiunge del sale, l'apo, e si rigira per benino, in modo che il lampredotto si insaporisca bene di questo bel soffrittone, ci darà un sacco di gusto, un sacco di soddisfazione. Ora alziamo un po', a questo punto poi si fa una sopra, cioè io te la metto corta, poi ci pensi te a farla più o meno lunga. A questo punto noi prendiamo, si è detto che è un enzimino di bietole, cioè la parte verde sono le bietole, e noi facciamo in modo di partire, di tagliare le bietole partendo dalla foglia grande, l'abbiamo già precedentemente lavata, con un bel coltello si dà una bella leva, si leva un po' la parte dura, e dall'altra parte si fa dei bei pezzettoni. Pezzettoni perché? Perché poi nella cottura tenderà un po' a disfarsi, ovviamente, per cui fanno un altro po', l'apo, si mette insieme al lampredotto e giriamo accuratamente. Andando. Avete visto che sto usando un coccio, e non è un caso, per le cotture un po' più lunghe il coccio ci garantisce non solo il fatto che esteticamente possa dare l'idea del tradizionale, ma di sicuro è un materiale che ci aiuta tantissimo nelle lunghe cotture, tende a salvaguardare molto i sapori. Quando si è amalgamato bene anche le bietole e il lampredotto, precedentemente avremmo messo a mollo anche dei fagioli bianchi che, una volta lessati, andranno buttati all'interno dell'enzimino. Ora, se non ci avete i fagioli lessati la sera prima, che sarebbe meglio, va bene anche dei fagioli in scatola, perché comunque oggi si trova delle cose buone comunque, insomma. Però vi ripeto, se ci avete la pazienza di mettere a bagno la sera prima i fagioli, il risultato sarà sicuramente migliore. A questo punto, se puoi prendere un po' di brodo di là, noi facciamo amalgamare tutto per bene e mettiamo un'idea di concentrato di pomodoro che ci darà quel pizzico di acidità che farà sì che il piatto sia veramente buono oltre che complesso. Mettiamo un po' d'acqua o di brodo, va benissimo, via. E a questo punto non ci rimane altro che avere la pazienza sufficiente a far sì che il piatto sia completo. Un pizzichino di pepe, se ce lo volete mettere nella cucina toscana, non guasta mai, perché è veramente eccezionale.
e lo mandiamo, lo coprite con un coperchio, con quello che volete, lo coprite e lo mandate avanti. Mi raccomando, girate spesso perché il lampredotto tende un po' ad attaccarsi, è una cottura lunga, per cui lunga vuol dire perlomeno un'oretta ci vuole, come minimo, per fare una cosa eccezionale bisogna mettere lì, aspettare un'oretta e mandarlo avanti. E quando l'avete coperto, vi mettete lì, parlate con il marito, sgridate i figli, fate che vi pare, il lampredotto va avanti da sé, fino a quando non sentirete un profumo in casa fantastico, cioè veramente buono. Sono cose semplicissime, ma veramente molto molto gustose. E nel frattempo, se proprio vogliamo aggiungere un pizzico di estetico a un piatto che è semplicissimo, quello che vi ho avanzato dei fagioli ve li passate con, anche con un passino per i pomodori, ve li passate per benino e ne fate una crema, perché oggi va molto di moda la crema e noi si vuole essere anche alla moda, ve li mettete da una parte e poi si andrà a comporre il piatto, a fare il piatto. Allora, il lampredotto è un secondo, cioè un tempo ci si sfamava per il lampredotto, non è che fosse una cosa che si diceva si fa l'antipastino, no, magari con un chilo di lampredotto ci mangiava una famiglia di quattro persone con i fagioli, le bietole, per cui è anche completo come piatto. Oggi ve lo facciamo vedere come antipasto, per cui un piccolo assaggio di lampredotto in zimino con fagioli, bietole e con questa passatina di fagioli stessi, che diventerà una cosa molto carina. Quindi poi vi mettete anche un pezzettino di pane, ve lo grigliate e diventerà una cosa che poi vi faremo vedere. Molto carina, ma soprattutto eccezionalmente buona. A questo punto abbiamo il nostro lampredotto, è già pronto con i fagioli, bietole, un piatto straordinario in tutti i sensi, perché anche se si volesse fare come primo o secondo, mangiandolo in quantità sufficienti, va benissimo. In questo caso qui noi ne facciamo un piccolo antipasto. Per cui, quello che vi dicevo prima, quando vi siete passati i fagioli, ora si fa una cosa anche carina, perché oggi tutti fanno le cose carine, ma noi ci teniamo più a farle buone. Se poi sono anche belline, non disturba nessuno. Si fa un piccolo cerchiettino di fagioli, che è semplicissimo, ci riesce anche l'apo, per cui ci riesco io, ci riesce l'apo, ci può riuscire tutti. Si fa questo piccolo cerchiettino, ci si mette una bella fetta di pane bruschettata, si dice, passata in griglia, ma passata anche semplicemente anche al forno, diventa croccantissima. Ci si mette sopra quello che è il risultato, cioè il lampredotto in zimino con fagioli e bietole, e a quel punto lì, indispensabile, se non ce l'avete, compratevelo, l'olio toscano. Perché? Perché dà identità, si riconosce, cioè senza l'olio toscano molti piatti non sarebbero quelli che sono. E a questo punto, gli si dà una bella riga d'olio e il nostro piatto è pronto. Un bel crostone sulla crema di fagioli con lampredotto con inzimino di bietole e fagioli bianchi. Per quanto riguarda il vino, devo essere di parte, cioè non posso parlare della Toscana, ma essendo in Piemonte, che vi devo dire? Vi dico quello che ho bevuto io oggi. Ho bevuto un Barolo fantastico, ma siccome è veramente molto importante, va benissimo anche un Nebbiolo, perché è un vino eccezionale per tantissimi versi, magari è più immediato come beva che il Barolo, però un bel Barolo, un bel dolcetto su un piatto così, ci sta d'incanto.